No, allora lui che cosa ha fatto? Una cosa molto molto intelligente, ha riparato. Vabbè, sì, adesso sembra. No, sembra la scoperta dell'acqua calda. No, però voglio dire, fatto di necessità virtù, quindi mi si sono rotte una serie di cose dentro casa. Mi sono attaccato al telefono, avevi preventivi da vari tecnici, che ne so, mi si è rotto il telecomando, ce l'ho qua, guarda, mi si è rotto il telecomando della smart, no? della macchina. E chiedo, dice no, il guscio non si può, cioè costa 100 euro perché va sostituita l'intera chiave. E quindi ho detto, vabbè, fammi vedere che c'ho dentro casa. Ho fatto 4 passi, ho trovato un gommino di quelli per attutire le porte a scorrimento, ce l'ho messo dentro. C'avevo la soluzione praticamente a 2 metri dalla mia scrivania. Si era sfondato. Costo zero, si era sfondato, funziona alla perfezione. Certo. E così è venuta un po' l'idea per chi ha più manualità di me, che veramente ero quasi pari a zero, di. Parlavamo con Virginia, Virginia mi ha mandato un link di un caffè dove caffè si trova Repair, Amsterdam, dove sì, si trova? Sì, è iniziato Amsterdam. Quindi dove ognuno porta, diciamo, la cosa che l'oggetto che si è guastato, e ci sono delle persone che gratuitamente lo rimettono in sesto per il gusto, diciamo così, di riutilizzare, di aggiustare, riparare le cose che si sono rotte, ma sono ancora utilizzabili. E tra l'altro sono pure più belle, secondo noi, perché hanno il segno di un intervento piuttosto che essere cose uscite direttamente dalla fabbrica. E allora, però, siccome qui, figurati, fare un bar, le autorizzazioni per la riparazione, un bar, l'ufficina, l'accatastamento, allora ho pensato che forse la cosa migliore sarebbe utilizzare un parco pubblico, prendere uno dei tanti ruderi, possiamo anche inquadrare il rudere che sta qui, sì, storico ormai, storico, e XV secolo. Darsi un appuntamento, le persone vengono qua con i bambini, ognuno chi ha la sedia rotta, chi ha il computer che non funziona più, chi ha l'occhiale che con la lente che sta. E chi ha più manualità può mettersi a disposizione degli altri cittadini e finalmente avremo degli oggetti in cui si vede il nostro intervento e che non si assomigliano tutti quanti in qualsiasi casa di Italia. Che ne pensate? A me si è rotto, o meglio, non funzionava bene il telecomando di Sky e ha una caratteristica, è molto difficile da smontare, evidentemente lo studiano apposta. Ho trovato le istruzioni su YouTube e ho risparmiato l'intervento di un tecnico, addirittura, come spesso accade purtroppo, la sostituzione con un telecomando nuovo che oltre che essere costoso è assolutamente inutile. Sì. Ecco, volevo far vedere la chiave che sarebbe costata 100 euro, arrivarla, costo zero, soluzione dietro l'angolo e non me l'ero neanche immaginato, cioè dentro casa c'avevo la soluzione.